Siamo nella prefettura di Iwakuni e questo è il famoso ristorante Sanzoku, meta battuta dai giovani neopatentati giapponesi, ristorante unico nel suo genere. E se venite con me, quando venite a Hiroshima, posso accompagnarvi qua e dopo vi faccio vedere come è dentro. Guardate, poi col discorso del Kodomo no Hi, quanti aquiloni a forma di carpa ci sono. Adesso andiamo dentro. Qua è da dove sono entrato. Ci giriamo. Qua c'è un prima zona dove ci si siede, dove accendono le braci per poi cucinare la carne. Questi sono tutti i posti a sedere. Anche qua, guardate che bello. Adesso è orario di cena, ci sono tutte le lanterne accese. E quindi si mangia praticamente qui dentro. Ed è un posto bellissimo. Guardate, si mangia dentro a una piccola foresta, tutta piena di lanterne. Adesso scendiamo gli scalini, c'è un piccolo ponticello, guardate. E questo è uno dei ristoranti più famosi qua a Yamaguchi. Io mangerò là dentro con mia moglie. Essendo vicino alla base militare americana è frequentato da molti americani, quindi hanno anche il menu in inglese, nessun problema. Distributore delle birre, questi qua sono tutti i tavolini dove ovviamente bisogna sedersi con le ginocchia piegate. Là ci sono altri posti a sedere, lanterne. Insomma, il ristorante è tutto così. Poi qua d'estate mettono anche qualche gioco per i bambini. Ci sono i tamburi. Guardate qua, bellissimo, un piccolo tempio. Un palco dove fanno anche qualche spettacolo ogni tanto. Quello è il cameriere che adesso ci sta portando da mangiare, quindi tra poco è ora di mangiare. E qua si va su ancora. Guardate che bello, proprio un ristorante immerso nella natura. Bellissimo. È uno dei miei posti preferiti questo. La si continua. Adesso noi passiamo qua. Sentiero. Guardate, ditemi se non è unico nel suo genere. Guardate quante lanterne. Mi piace un sacco. Dista circa, allora, per arrivare fin qua serve un taxi, quindi dal ponte Kintaikyo a qua ci vogliono circa 20 minuti di taxi. Ecco, adesso vado a mangiare, ragazzi, quindi spero che vi sia piaciuto e vi aspetto a Hiroshima, in questo caso a Yamaguchi. Ciao ciao. Da mangiare stasera abbiamo gyoza, edamame, un super pollastro e un po' di yakiniku con verdure. Itadakimasu! Uno dei piatti più famosi qui a Sanzoku è il Sanzoku Onigiri.
che è questa bestia. Guardate, è così grande. Io ho anche la mano abbastanza grande e costa 519 yen. Da assolutamente provare a prova di Man vs Food. Questa è un'altra zona del ristorante. Qua, diciamo, non essendoci ancora tanta gente, la tengono chiusa, però comunque porta questa cascata. Guardate che bello. E tutto questo è un ristorante. Più unico di così.